Il testo del Vangelo di Marco che abbiamo appena ascoltato ci pone nell'ottica giusta, nel posto giusto, ognuno di noi in quello che stiamo celebrando. Al centro di questa assemblea non ci sono io, nessuno di voi e neanche il Vescovo Giacomo. Al centro di questa assemblea c'è il Signore Gesù. E ognuno di noi può proclamare e possiamo raccogliere lo spirito delle donne la mattina di Pasqua per accogliere quell'annuncio così inaspettato e che ha cambiato la loro vita e la nostra, è risorto dai morti. E se Gesù è qui al centro, come è al centro di ogni funerale, allora ognuno di noi ha il suo posto per noi credenti, il suo posto per altri forse che sono qui per rispetto, sono qui per una familiarità con Giacomo. Ognuno di noi ha il suo posto e lo ha soprattutto lui, il Vescovo Giacomo. Allora non facciamo un elogio funebre di quello che ha compiuto o di quello che non ha compiuto, delle parole che ha detto o delle parole che non ha detto, ma vogliamo ascoltarlo attraverso la liturgia che ha vissuto e vogliamo renderci conto anche ora di quanto sia grande il ministero episcopale. Molti di voi lo ricorderanno certamente parroco di questa cattedrale, vescovo ausiliare di Arezzo, lo ricorda il clero e il popolo di Pitigliano qui rappresentato e il popolo e il clero di Grosseto come proprio vescovo. Io l'ho conosciuto ormai negli ultimi anni della sua vita, ormai segnati dall'età e dalla malattia. Ogni anno vengo a passare qualche giorno nell'eremo di Monte Casale e venivo sempre a trovarlo, finché è arrivato il giorno pietoso in cui non mi ha più riconosciuto. È la debolezza nostra, è la debolezza della carne e noi la accogliamo, così com'è. Tuttavia è molto bello in questo momento ringraziare insieme il Signore per la vita e le opere del Vescovo Giacomo. Vedete agli uomini le vostre opere buone, dice il Vangelo, perché possano rendere gloria a Dio, gloria al Padre vostro che è nei cieli. Ora, fratelli e sorelle, confratelli vescovi, di quale opera buona noi vogliamo lodare Dio? Di quale opera buona ha compiuto Giacomo perché stasera noi possiamo lodare Dio insieme con lui? Mi sembra ovvia la fedeltà a Cristo Signore, la fedeltà al ministero sacerdotale ed episcopale, la fedeltà alla fede cristiana. Di questo noi possiamo ringraziare Dio insieme. E possiamo ringraziarlo in un momento come quello che stiamo vivendo, dove sembra, è già stato osservato tante altre volte, dove sembra che i sì siano così fragili, dove sembra che i sì detti a Dio basti poco e detti alla propria coscienza e a se stessi basti poco per metterli in discussione. Parlo del sì dell'ordinazione sacerdotale, del sì della professione religiosa, del sì del matrimonio, addirittura del sì al proprio battesimo. Allora quando questi sì, e chi dice di no non tocca a noi giudicarlo, sia chiaro, perché questo appartiene a Dio solo, quando questi sì però vengono mantenuti come lui, allora di questo possiamo ringraziare Dio. La prima opera buona è appunto questa. Per grazia di Dio
sicuramente quel sì profondo e convinto è restato tale per tutta la sua vita. Ripeto, non ce ne vantiamo, ma umilmente e gioiosamente lo vogliamo riconoscere insieme. Nella liturgia poi dell'ordinazione episcopale viene chiesto al Vescovo ordinando: vuoi custodire puro e integro il deposito della fede secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa fino dai tempi degli Apostoli? Noi possiamo testimoniare che il Vescovo Giacomo lo ha fatto, ha mantenuto integra la tradizione apostolica. In mezzo a mille difficoltà? Perché no? Forse in mezzo a delle contraddizioni? Perché no? Ma l'ha mantenuta. E ancora viene chiesto: vuoi prenderti cura con amore di padre del popolo e i diaconi tuoi collaboratori nel ministero e guidarlo sulla via della salvezza? Credo che tutti noi possiamo testimoniare che il Vescovo Giacomo lo ha fatto, come gli è riuscito certamente, ma lo ha fatto. E allora possiamo fare nostra in questa messa di suffragio la conclusione di tutte quelle domande del rito dell'ordinazione. Il Vescovo ordinante conclude: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento con il resto della tua vita, la porti a compimento perché chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Certamente, fratelli e sorelle, la nostra fede può essere vacillante e le nostre opere anche discutibili e peccaminose. Per questo noi affidiamo al Padre che vede nel segreto la fede e le opere di Giacomo, perché attraverso l'intercessione della Chiesa, quella che stiamo celebrando, le purifichi e le renda degne di sé. E noi preghiamo ancora perché le parole pronunciate nell'ordinazione quando gli fu consegnata la mitria dicevano così: quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Preghiamo perché queste parole ora si compiano per lui in tutta la loro pienezza. Amen.